Salve, caro Pietro Trevisan. Iniziamo così una nuova tradizione, quella della rubrica alle risposte veterotestamentarie, perché io ti seguo con grande entusiasmo e mi vengono delle questioni in mente che non so se saranno corrette, siccome io non ho mai potuto coltivare, diciamo, esteriorizzare i miei interessi per il Vecchio Testamento. Ho letto qualcosa, ma molto poco, e poi non ho avuto un'istruzione religiosa, ma comunque fin da piccolo sono sempre stato ateo senza che nessuno mi imponesse di crederci o no. Per cui, ascoltandoti, mi sono venute delle considerazioni. Innanzitutto, sull'apparente contraddizione, delle due versioni del Genesi, il capitolo primo e il capitolo secondo, per cui Dio avrebbe fatto la creazione tutta completa, e poi perché ci ritroviamo con un racconto che sta tutto allo scatafascio. Per me è la conferma che l'uomo è al centro in qualche modo della creazione e non solo l'uomo. Poi specificherò perché Dio ha fatto tutto: il cielo, la terra, le piante, i pesci, i frutti, e poi culmina con l'uomo che corona la creazione. Poi si è reso conto che non c'era campi irrigui, che non aveva fatto, non c'erano canali o si erano persi e che tutto era morto. Perché? Perché mancava l'uomo, cioè non aveva messo l'uomo al centro della creazione. E allora forse lo rifà di nuovo, forse. E quindi l'uomo è destinato al giardino dell'Eden, come il giardino in realtà non so se il giardino dell'Eden coincide con tutta la creazione. Perché anche questo è un mistero, è rimasto in qualche luogo della Terra come zona vergine, oppure era extraterrestre. Quindi è per quello che nel Nuovo Mondo gli esploratori e i colonizzatori pensavano di trovare un giardino dell'Eden in parti vergini del mondo e pensavano che i cosiddetti primitivi erano quelli che non avevano evoluto, che erano rimasti i discendenti più diretti di Adamo ed Eva, e quindi si cercava l'Eldorado, tutte queste cose come se fosse un giardino dell'Eden che doveva aspettare di diritto non gli indigeni che massacravano o convertivano, ma l'uomo bianco che era civilizzato e diciamo cristiano. Ma poi mi viene in mente anche le conseguenze odierne di queste credenze, che purtroppo a volte, se interpretate alla lettera, possono essere delle conseguenze tragiche. Infatti, nella Bibbia c'è scritto che Dio prima ha creato la terra promessa in qualche modo, che non si sa se è un riflesso o è lo stesso giardino dell'Eden perduto, e l'ha popolata di molte tribù, di molti popoli. Poi, quando gli ebrei diventano il popolo eletto, gli dice: voi andate lì, massacrateli tutti, che quelle sono terre destinate a voi. E io vi farò vincere. Quindi, prima la mattina, diciamo, della creazione mette delle genti nelle terre promesse, e poi a sera c'è questo nuovo popolo eletto che gli dice in pratica: tu vai lì, che io ci ho messo altri abitanti, ma tu massacrali e occupane il luogo. Quindi, per quello che anche quel mito si basa sul giardino dell'Eden. Dio ha fatto all'inizio l'umanità e tutto è andato a scatafascio, perché senza l'uomo la creazione non è possibile. Infatti gli antichi, ma anche gli antichi romani e greci e tutti gli altri pensavano che il mondo fosse il luogo civilizzato della terra. Infatti civilizzato deriva da civitas, civitatis, città. Quando uno è ben educato è una persona urbana di città, che c'ha gli dei urbani di città, capisci? Quindi tutto quello che era extraurbano, per esempio quando si hanno dei sospetti su una persona straniera, si hanno dei sospetti su un forestiero, su uno che viene da molto lontano, perché o abitava nella foresta o veniva da oltre la foresta, quindi era qualcuno di cui diffidare, perché non apparteneva alla civiltà, alla propria città.
era un forestiero, uno che veniva da oltre la foresta. Per gli antichi romani, quindi, le foreste, i luoghi selvaggi erano da rispettare, però, perché temuti, perché erano sinonimo del caos, di qualcosa di extra urbano, di extra civile, di extra civitatis civitas. E quindi quello che ti voglio dire io è che la creazione per la Bibbia senza l'essere umano sarebbe un caos, perché tutto si degraderebbe. Infatti gli antichi dividevano fra piante da frutta e piante utili e piante che non servivano a niente, fra animali utili, gli animali che si potevano allevare per le carni, per il latte, per il lavoro, e invece le bestie, che erano animali feroci, selvaggi, che bisognava eliminare. E quindi la creazione all'inizio magari era piena di bestie, di sterpi e di cose che non erano utili perché non erano funzionali all'uomo. Invece poi nel secondo capitolo del Genesi è lì dove in un certo senso Dio fa tutto da capo. E mi viene il dubbio, la seconda umanità che crea con Adamo ed Eva, infatti dicono che il primo tentativo di fare una Eva è Lilith, che è andato male, ma non si narra di un primo Adamo, se no di una Adam Keron, Adamo universale. Ma forse la seconda umanità è quella che diventerà il popolo eletto, che si merita il paradiso. La prima umanità si è meritata, ha fatto l'uomo genericamente e gli ha dato quella terra che poi è degradata. Invece nel secondo capitolo già si dà per premesso che ha fatto il mondo, ma è degradato, perché la finalità, come dici tu, per gli ebrei è leggere la Torah. Allora è come se Adamo ed Eva fossero non l'umanità sempre in senso generico, ma ha creato gli antenati del popolo eletto, che diventeranno gli ebrei. Infatti anche i musulmani dicono ai cristiani e agli ebrei: noi apparteniamo alla stessa razza, alla stirpe di Abramo. Cioè musulmani, ebrei e anche cattolici considerano che derivano da Abramo, da Noè e tutta la stirpe di Adamo ed Eva, che non è la stirpe dell'umanità, capisci? È la stirpe degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani, perché all'inizio i cristiani erano ebrei convertiti. E questo che implicazioni storiche ha? Ha delle implicazioni storiche, perché senza voler parlare di politica uno ci si arriva. I sionisti dicono in pratica che Palestina altro non era che una colonia inglese, e che quando sono andati loro a creare lo Stato israele, hanno trovato tutto deserto. Cioè è come per seconda volta hanno riscattato nella terra promessa il paradiso extraterrestre perduto. Ecco perché loro si agganciano alla Bibbia per giustificare che non vogliono compartire Israele con i palestinesi e fare una Palestina indipendente, perché loro dicono: dalla caduta di Adamo ed Eva, che hanno disobbedito, è come se il paradiso extraterrestre fosse rimasto incolto, perché infatti il serpente, che era intelligente e non bugiardo come tu dici Dio, ha fatto sì che Adamo ed Eva, che erano i giardinieri prescelti per il giardino e non l'altra umanità creata prima, fossero scacciati dal giardino dell'Eden. Allora che succede? Che il giardino dell'Eden è rimasto incolto, come prima lo era tutto il mondo. E in pratica nessuno vi leggeva più la Torah, né compiva i cerimoniali, i riti, e quindi il paradiso da allora è rimasto incolto. Forse il sionismo ha visto che il paradiso stava lì e che soltanto poteva essere ripristinato non solo riabitandolo, e quindi non considerando i 2000 anni di storia e tutti i popoli che ci sono passati nel frattempo, perché come il mito biblico dei tre popoli massacrati, perché Dio prima vi mette altre popolazioni e poi gli dice al popolo prescelto di Mosè: va, occupa quelle terre e massacra le genti
che vi ho messo io. Lo dice proprio così, che io vi ho messo tre popoli, voi andate e massacrateli con la battaglia di Gerico e queste cose qua. Infatti, è da notare che Adamo ed Eva vengono scacciati dal paradiso terrestre per una colpa. E che succede quando Mosè vuole ricondurre alla terra promessa, che altro non sarebbe il riflesso del paradiso terrestre, il suo popolo? Che il mito dice che poi molti studiosi ebrei della Bibbia dicono che è un mito, che non è vero. Ma dopo 40 anni di espiazioni e di disciplina morale, perché espiare e compiere una pena uguale al peccato, riconduce alla terra promessa dopo 40 anni di espiazione il popolo e lì massacra i tre popoli che c'erano lì, lui e i suoi discendenti. Quindi significa che è un po' come il ritorno al paradiso, alla il ritorno alla terra promessa, perché espia la colpa originaria nella terra promessa come se fosse il paradiso. Poi è successo che, sempre le esigesi bibliche, Salomone avesse compiuto il peccato di credere in altri Elohim, perché è sempre al plurale Elohim. Infatti il peccato del vitello d'oro è stato scritto proprio in un'epoca che non era tanto in riferimento all'Esodo e all'Egitto, ma all'epoca di Salomone, che lui ha messo il vitello d'oro lì nel tempio di Salomone. E quindi sarebbe stato distrutto per peccato. Dopo l'Esodo, dopo ritornano, costruiscono un altro tempio. E sempre per peccato i romani lo distruggono e da lì è per quello che gli ebrei ortodossi, ci sono alcuni che ripudiano il sionismo e lo Stato di Israele, non perché non vogliono uno Stato ebreo autoritario e teocratico, ma perché dicono che non c'è stata la giusta espiazione e che quindi il ritorno sarebbe quasi blasfemo, perché non l'ha annunciato Dio con un messia. Infatti c'è stato un ebreo ortodosso che in Israele si oppone al sionismo, ma ha anche detto che l'olocausto sarebbe stato voluto da Dio, come anche la deportazione per colpa di Nabucodonosor, che ogni volta Dio si allea col nemico per fare espiare colpe al suo popolo eletto, e che quindi sarebbe stato uno degli ultimi olocausti, sacrifici, perché significa bruciare integralmente qualcosa nel fuoco sacrificale, olocausto, perché il suo popolo possa ritornare alla terra eletta. Quindi qualcuno crede che il Messia sta per arrivare proprio perché si dovrà compiere un altro definitivo olocausto, non si sa di chi o come, prima di ritornare alla terra eletta, così come è stato nel passato. In quel caso, quando Dio disse a Mosè: uccidi i popoli che io vi ho messo nel frattempo perché curino il giardino, ma voi li eliminate tutti e la terra promessa è vostra, l'olocausto fu di tre altri popoli. Secondo il rabbino di questi tempi, invece, l'olocausto fu degli stessi ebrei perché erano caduti in trascuratezza della Torah e in ateismo, che è il male moderno. E quindi adesso non so che olocausto si dovrà ripetere perché loro possano definitivamente costruire, purificata la terra con questo olocausto proprio o di altri, il terzo tempio. Questa è una delle tesi radicali che ho sentito in internet. Ecco, poi non mi vengono più cose in mente, però per sdrammatizzare, Pietro Traversi, ma sei tu convinto che gli abbia dato tante argomentazioni il serpente a Eva? O gli avrà cantato qualcosa di Angelo Branduardi, come cogli la prima mela, cogli la prima mela, la cogli la prima mela, la, suonando il violino, la. Che poi, appunto, c'è sempre questa figura iconica di un serpente che si attorciglia intorno al melo e glielo offre con la coda addirittura. Io non lo prenderei, perché ho visto un documentario National Geographic sui serpenti in India, o certi serpenti di 6 metri, mentre rettavano e strisciavano, sai come scorreggiavano? Io non ho mai sentito serpenti che scorreggiano, ma a parte questo, spiegami tu che sai tanto della Bibbia, perché la mela? Beh, meno male, perché sempre è associata al peccato originale, la mela, che molti identificano nel sesso. Ma te ti immagini
se l'era una prugna il frutto proibito, sarebbe stato un po' problematico consumare il peccato originale, come direbbe Bracardi, perché Adamo ed Eva erano anche loro animali, perché erano animali, perché tra e la prugna, oh, andavano a consumare il peccato originale sul più bello, tra. Vabbè, ho voluto drammatizzare quello che ho detto prima sul fatto che anche adesso considerino la terra promessa, coincidente forse con il paradiso, a mo della Gerusalemme deliberata, mi sembra di Tommaso d'Aquino o Tarso, adesso non mi ricordo, sono studi liceali, e che quindi considerino che era terra grama, terra vuota, al momento in cui prima con l'aiuto dei palestinesi hanno fatto resistenza partigiana agli inglesi occupanti, che per gli inglesi anche Aaron Sharon era terrorista come Arafat. Poi, quando invece non erano più alleati, che vivevano insieme, mangiavano insieme, combattevano insieme palestinesi e sionisti, si sono sganciati dai palestinesi e gli unici terroristi sono rimasti palestinesi. E hanno cominciato a dire che prima era incolta Israele con solo i palestinesi. E mi sembra che è la stessa legittimazione che nel passato. Comunque, ecco, perché la mela e non la prugna? E perché Eva, se proprio era così afrodisiaca la mela, perché è un frutto qualunque, Dio nella sua onniscienza che ha creato tutto, perché non ha messo, per esempio, frutti che magari non comparivano in Terra Santa, come il pomodoro o il kiwi, oppure perché non gli ha fatto prendere una bella tazza di cioccolata calda, che è più afrodisiaca che la mela, che è una frutta volgare, che si trova pure più poveri in Italia nel Medioevo mangiano mele. Non era che, capito, è una cosa. E le mele sono frutte bastarde. Perché allora non fare qualche cosa di più nobile con un qualche cosa di così comune, corrente? Non è una palta, non è un avogado, non è una papaya. In un giardino dell'Eden esotico non c'erano i tucano, non c'era la papaya. Perché non avrebbero fatto una bella tarta o una torta di mele? Sarebbe stato bello, la tarta della proibizione, la torta di mele. Pensa un po', una cosa così, le cose che avrebbero fatto prima di essere scacciati dal paradiso. Invece mi sembra che hanno fatto ta 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 e se ne sono andati, perché gli ha detto: andate e proliferate. Poi per gli ebrei ortodossi, come per gli Hare Krishna, il sesso serve solo per procreare. La donna deve stare supina come per i musulmani e non possono fare tutte quelle cose del Kama Sutra. Io infatti è per quello che, se mi devo fare religioso, non mi faccio né cristiano né ebreo per la loro concezione della vita. Io mi faccio o indù o buddista, soprattutto di quegli ortodossi del tantra, perché loro concepiscono il corpo come un tempio divino, non solo, ma che anche gli dei, e adesso non posso aprire il libro per fare vedere delle illustrazioni, anzi no, lo faccio. Dicevo, anche gli dei ci fanno vedere come il corpo umano è qualche cosa di naturale, ecco, e quindi non c'è nulla di male nel sesso, anzi fa parte della creazione, cose neutrali per gli antichi indù e buddisti non esistevano. Ecco, vedi, non so se YouTube censurerà queste immagini, ma ecco, il Kama Sutra è un testo religioso, non c'è tabù nel sesso, anzi i giovani vengono educati che il pene e la vagina sono come il naso e la bocca. Pensa che il Kama Sutra è stato scritto da un asceta che non ha mai fatto sesso in tutta la sua vita. Ma per loro il sesso è come respirare, mangiare, dormire. Non solo gli animali, ma anche gli dei lo fanno, i saggi, quando non sono asceti. Eppure i buddisti tibetani degli ordini non riformati ci avevano famiglia. Solo per una volontà propria e per delle determinate finalità
di dover purificare il corpo nello yoga, a una certa età non si fa più sesso. Ma tu mi dirai, è opportunismo. Certo, è funzionale. Infatti, i saggi indù nell'antica India, dopo i 75 anni, dovevano praticare l'ascetismo, ma molte volte, con tutto il Kama Sutra che avevano fatto durante la loro vita, gli cadevano i coglioni e l'uccello prima. Magari avevano scopato con 8-10 mogli fino ai 55 anni, e certo che non volevano più sapere di sesso, mica tutti come tutti quelli oggi single di oggigiorno che rimangono single, ma non hanno molte relazioni e si spippetano con It's Video e YouPorn, per dire. In quei tempi la vita era corta e diciamo non mancavano occasioni di proliferare, perché non era considerato male avere dei figli. Anzi, molti morivano giovani, quindi più si aveva figli, più ci si riproduceva, più si scopava, insomma, meglio era, perché la maggior parte ti moriva ai 10-20 anni, a un anno di vita moriva il 90%, quindi erano religioni procreative e non consideravano il sesso una cosa oscena o tabù. Anzi, nei tempi dei templi di Kashuharo, il sesso si faceva all'aria aperta, non è che bisognava nascondersi. Ecco, quindi io mi farei indù tantrico, mai né ebreo né musulmano né cristiano. Beh, allora ci risentiamo, io continuerò a vedere i tuoi video, ti ho lanciato qua questi messaggi, spero che ti possano interessare, ti ammiro per quello che fai, ti dico, riprenderei a leggere la Bibbia, anche se da ateo, e poi ho letto più di induismo e di buddismo, ed è per questo, perché vedo come a te, ti interessa tanto commentare dei libri sacri e lo fai molto bene, che voglio anch'io riprendere a leggere qualche libro. A commentare quello che ho capito, magari molto, magari poco. Non lo farò con la Bibbia di Gerusalemme, c'ho dei testi apocrifi e credo che per me faccia lo stesso perché continuerò a essere ateo nello stesso modo. E anche dei libri indù e buddisti. Beh, ciao, Pietro Trevisan, mi raccomando, sei forte, continua così, eh? Ciao. E un saluto a tutti quelli che mi seguono in YouTube. Ciao!